Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, non vi spaventate se mi vedete completamente struccata. Magari vi faccio vedere piano piano, perché oggi sono completamente struccata perché stiamo per fare l'acqua XL Challenge insieme. Adesso vi leggerò il messaggio che mi ha mandato Make Up For Ever e capirete di che cosa sto parlando. Testeremo dei prodotti che sono miracolosi e sarete voi alla fine di questa challenge, di questa sfida, a giudicare se hanno passato la sfida oppure no. Ma questi prodotti sembrano miracolosi, tipo resistono al sudore, al caldo torrido, cioè qualsiasi cosa, l'acqua. Quindi vedremo insieme se davvero così li metteremo alla prova. Faremo di tutto per testarli al massimo. Vediamo che cosa abbiamo scritto. Cara Nicole, sei stata nominata per partecipare all'Acqua XL Challenge. Sei pronta per testare la durata e la resistenza della nuova linea Acqua XL di Make Up For Ever? Prontissima. Per farlo dovrai seguire pochi semplici passaggi. Inizia la tua giornata applicando sul tuo viso la Waterblend Foundation e gli Acqua XL, ecco perché sono struccata. La tua prova consiste nel testare la resistenza dei prodotti Acqua XL nell'arco di una giornata intera. Allenati, vai al supermercato oppure fare shopping con il tuo fidanzato, smile. Adesso è il momento della verità. Alla fine della giornata controlla il tuo viso e scopri se Acqua XL ha passato il test. Buona Acqua XL Challenge Team Make Up Forever. Quindi vedremo se questi prodotti sono davvero miracolosi e resistenti a qualsiasi cosa, come dicono. Io vi ricordo, perché mi viene sempre chiesto, dove si trovano questi prodotti, dove si trova il marchio Make Up For Ever. Si trova da Sephora, quindi trovate Make Up For Ever in Italia soltanto da Sephora. Vi dico subito che se parteciperete anche voi all'Acqua XL Challenge, poi c'è la possibilità che verrete ripostate, che la vostra foto sia ripostata sui miei social, perché alla fine della challenge selezionerò le foto migliori e le riposterò in una gallery sui miei social. Quindi se appunto partecipare alla, se appunto partecipate alla Acqua XL Challenge, inserite questi tag e taggate anche me, così li vedo. E niente, siamo prontissimi, carichi e via con la sfida. Eccolo qua, il fondotinta miracoloso che resiste a tutto, o almeno così dicono, vedremo. E il Water Blend, appunto, questo è nuovissimo di Make Up For Ever e vado come al solito a stenderlo con il mio uovo rosa, come direbbe Tomas. Ho scoperto che bisogna essere velocissimi nell'applicarlo, perché poi si asciuga e rimane là tipo. Quindi devo massaggiare super veloce, stendere super veloce. Adesso applicheremo il correttore. Anche questo è Make Up For Ever e questo è l'Ultra HD, che è il correttore che uso praticamente sempre nella mia routine trucco, quindi sicuramente già lo conoscete. Vado a sfumare anche questo. Può essere che sia un pelino più chiaro della mia pelle questo fondotinta, ma poi rimedieremo con la terra, se non altro. È strano, perché a vedermi dal vivo non sembra, a vedermi in videocamera sì. Comunque rimedieremo. Ora, sopracciglia uso l'Aqua Brow, questo colore in gel. Vado a disegnare le mie sopracciglia. Con il pettinino in dotazione vado a pettinare un pochino. Ora usiamo questi ombretti in crema che mi hanno spedito, sono gli Acqua XL appunto, quindi anche questi devono essere assolutamente resistenti all'acqua. Ce n'è uno per lato che userò come illuminante, anzi iniziamo subito sotto l'arcata sopraccigliare. È splendido come colore, cioè è veramente bellissimo. Secondo me è un po' più illuminante piuttosto che ombretto. Ora stendo l'altro Acqua XL, che è praticamente uguale all'altro, vedete, solo che è opaco ed è un bellissimo color carne, si può usare sia come base per altri ombretti che da solo naturalmente. Ora matita occhi, Acqua XL, anche questa miracolosa, vediamo se sarà così. La stendiamo sia sopra le ciglia che all'interno dell'occhio. Questo è l'Acqua Smoky Extravagant, assolutamente waterproof, quindi testiamo anche questo. Ho sempre delle facce assurde quando applico il mascara, ma è più forte di me. Ora non ci resta che truccare le labbra, userò la Make Up For Ever Acqua Lip, quindi anche questa deve essere assolutamente resistente all'acqua ed è, ha un colore bellissimo, vado a stenderla su tutte le labbra. Ok, trucco completato, adesso inizia la vera e propria sfida. Supermercato time,
Tomas ha preso qualcosa che non doveva, budini e robe varie. Continuiamo il nostro percorso. Spesa fatta, abbiamo passato secoli al supermercato. Come vi sembra il trucco? Secondo me mi sono vista allo specchio, è ancora perfetto, ma voglio vedere com'è. Non mi pronuncio. Mi sono cambiata, mi sono messa comoda adesso, metteremo davvero, davvero alla prova questo fondotinta e tutti questi prodotti, perché mi metterò a fare un po' di cyclette e voglio proprio vedere come resistono alla cyclette. E siamo a 10 minuti di cyclette, sto iniziando a sudare seriamente, non so come sia il fondotinta in questo momento, comunque voglio vedere com'è post cyclette. Faremo anche la prova dell'asciugamano, quindi strofineremo l'asciugamano sul viso e vedremo se è veramente no transfer. Vedremo. Ok, mezz'ora di intensa cyclette finita. Non so come sia sinceramente il make up, devo andarmi a vedere, ma me lo sento bene, non resta niente tra l'altro sulle mani, quindi giudicate voi. Asciugamano, facciamo questa prova, vediamo se è veramente no transfer, perché dopo aver sudato, cioè, si vede niente, non si vede assolutamente niente. Incredibile, incredibile, ma non si vede niente, cioè non mi è mai successo. Pazzesco. Beh, devo dire che la base è ancora praticamente perfetta, cioè incredibile, io non so se si riesce a capire, ma le sopracciglia sono perfette, la matita è perfetta, le labbra, cioè non ho ritoccato le labbra tutto il giorno e cioè ok, quindi se devo decidere se la prova è stata superata o no e se questa linea, Tomas mi guarda come se fossi pazza, e questa linea Aqua XL di Make Up For Ever è veramente 100% waterproof oppure no, devo dire assolutamente sì. Io ho tentato veramente di farla fallire in tutti i modi, devo essere sincera, ma non ci sono riuscita, quindi prova superata. Io che provo veramente tanti tanti prodotti sono rimasta sconcertata, cioè stupita in positivo. Veramente, perché cioè io potrei uscire così, non ho mai avuto una base così perfetta dopo una giornata così, perché con il caldo, la cyclette, insomma, avete visto, non mi sembra strano. Comunque, nuovo fondotinta preferito, nuovi prodotti preferiti, cioè guardate le sopracciglia, di solito a fine giornata sono sempre un po' andate, invece adesso sono perfette, quindi provate assolutamente anche voi la challenge con i prodotti che già avete. Altra cosa fantastica però che potete assolutamente fare se non avete i prodotti Make Up For Ever a casa, potete andare in qualsiasi store Sephora, chiedere di realizzare un make up su di voi con i prodotti Make Up For Ever, mi raccomando Water Blend e Aqua XL, e poi appunto fare la challenge, postate la vostra foto perché, e taggate sia Make Up For Ever che Sephora Italia che me, perché devo vederle, perché poi pubblicherò le foto migliori in una gallery, un collage su tutti i miei social, quindi se volete vedervi sui miei social partecipate a questa challenge. Io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!